Sognano i bambini, ma sognano anche gli adulti, sognano di essere supereroi come quelli che vedono al cinema o quelli che leggono nei fumetti. E proprio di questo vogliamo parlare oggi, dei fan e dei comics. Lo facciamo con Tiberio Timperi, che a sorpresa è un grandissimo fan dei fumetti, giusto? Buongiorno. Benvenuto Tiberio, con Diego Malara che li fa i fumetti sostanzialmente. Buongiorno. Con Maura Manca, psicoterapeuta che studia gli effetti che hanno appunto sulle persone. E poi ci sono anche ospiti in studio, due cosplayer. Vi spiegheremo tra poco che cosa significa, ma intanto ve li facciamo vedere. Leon Chiro e Lina Al-Hamidi. Buongiorno. Prima di parlare appunto di questo fenomeno, vediamo però di cosa si tratta nel servizio di Barbara Gasperini. Superman, Hulk, l'Uomo Ragno e altri personaggi immaginari nati nelle pagine di un fumetto e più recentemente ringiovaniti dal grande schermo popolano i sogni di adulti, rimasti forse un po' bambini, e di bambini che hanno fretta di crescere emulando i loro eroi. Tutto inizia negli anni 70 con quel "C'era una volta in una galassia lontana lontana", incipit che catapulta lo spettatore nell'universo di Guerre Stellari, saga fantascientifica che appassiona da 38 anni intere generazioni di fan e che di stellare ha anche il business. Dal 1977 sono stati staccati infatti tanti biglietti quanto all'intera popolazione cinese, a cui si aggiunge un altro probabile miliardo di spettatori da casa. Se i fan determinano la fortuna dei loro supereroi, o meglio dei creatori di questi ultimi, gli uomini e donne mascherati fanno la felicità degli esseri umani, che vestendo nei panni giocano a condividerne avventure e ruoli. E allora San Diego, Tokyo, Parigi e altri numerosi appuntamenti sono considerati imperdibili rendezvous internazionali. Anche in Italia i patiti si travestono per partecipare a Lucca Comics, a cui prendono mediamente parte tra le 300 e le 400.000 persone. Maschere a portata di mano, e c'è anche chi, eccentricamente, ne fa un uso sociale, come il misterioso giovane di Birmingham che, vestito da Uomo Ragno, dispensa cibo e bevande ai senza tetto. E chi, pensando di fare un normale giro sulla propria macchina sportiva, si veste da Batman, salvo poi non poter volare via come l'uomo pipistrello davanti agli agenti di polizia dello stato del Maryland. La vita da supereroe ha persino i suoi guai. Tiberio, partiamo da te. Tu sei un grande lettore, un grande consumatore di fumetti. Sì. È facile incontrarti anche ad eventi tipo Romix, Lucca Comics, sì. Quindi gli appassionati del settore lo sanno. Quando nasce la tua passione? Immagino da ragazzo. Nasce perché c'era un solo... Io appartengo... No, mi sono visto anche la nascita del secondo canale. E il pomeriggio non c'erano i videogiochi. Non si poteva scendere sotto casa, per cui alla fine rimanevano solo i fumetti, e l'appuntamento era una volta al mese con Tex, una volta ogni 15 giorni con i fumetti. Si può fare il nome dell'editoriale Corno, perché non c'è più dei supereroi americani, e poi col Topolino tutta quanta. Quali sono i tuoi personaggi preferiti? Tutti, fondamentalmente il più emblematico, il più simpatico è Paperino, però c'è una cosa del 75. Queste vengono da casa tua proprio? Sì, queste vengono da casa mia. Questa qui è una cosa molto particolare, perché Aurelio Galeppini è il primo disegnatore di Tex. Il figlio di Aurelio Galeppini faceva, credo, suppongo faccia ancora, il cameraman a Canale 5. All'epoca, quando lavoravo lì, me lo dissero. Io andai, guarda, dico, ringraziato papà per tutti i bei momenti che mi ha fatto passare. Dopo 15 giorni si è presentato. Bello. Con questa matita ripassata a china autografata da Galep. Poi le mie radici sono fondamentalmente radiofoniche, e tanti anni fa, quando stavo in una radio che ahimè non c'è più, Radio In sui 101, e, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles, e voi l'avete pensato, gliel'ho detto, e tra un disco e l'altro disegnava, e tutti quanti a dirgli: Andrea, per favore, smetti di fare radio, la fai bene, ma fai quest'altro lavoro. Ebbene, Andrea Cascioli è il papà di Nathan Never. Il fumetto, diciamo, che in qualche modo ha ereditato lo spirito di Blade Runner, interpretandolo al meglio, insomma. Tu ti sei mai immedesimato così tanto come loro nei fumetti? Ma guarda, che ti appassionano? Io ricordo una furibonda lite con Emilio Fede, che all'epoca c'era uno spot, taccio il nome, ma c'era un Diabolic che girava, e quindi si vedono solamente gli occhi, e tutti a pensare che io fossi Diabolic, ma... non ero io. Però ci assomiglia un po' a Diabolic. Sì, vabbè, insomma, come dire, la calzamaglia in qualche modo denuncia. Ormai non so più l'età per la calzamaglia, ecco. Diabolic in teoria dovrebbe andare in pensione, perché ormai una certa età ce l'ha. Ma non invecchia. Non invecchia, c'è una tartaruga. Quello è il segreto dei supereroi, non invecchiano mai. Non invecchiano mai, e i fan sono dei bambini un po' cresciuti, se mi passi il termine. Ma per carità, ma va bene così, mai dimenticare di essere bambini, per ecco, carità. Ecco, Diego Malara, come si coltiva questo pubblico? Come si crea un'industria sulla base di passioni che
sono difficili a morire sostanzialmente. Intanto non c'è una formula scientifica, perché si basa tutto sulla passione, sulla risposta del pubblico ai personaggi e alle storie. Quello che si può fare è rinnovarle, quindi ciclicamente trovare degli espedienti narrativi o anche visivi, quindi dei cambi di costume, delle trovate, dei colpi di teatro come il cambio di sesso di Thor che improvvisamente diventa donna. No, è pure Thor, no, lo fa. Meno Thor. Queste trovate che però Thor, risvegliano l'interesse dei lettori in modo clamoroso. Però Tiberio faceva riferimento a una cosa interessante, diceva non c'erano i videogiochi, non c'era altro, non c'erano dei diversi appigli con cui intrattenersi. E quindi io mi innamorai dei fumetti. Ma i ragazzi di oggi, che invece di stimoli ne hanno milioni, come si innamorano dei fumetti? Grazie ai genitori. La cosa incredibile è che il fumetto oggi è al centro dell'entertainment, dell'intrattenimento. Quindi attraverso il fumetto passa il cinema, passano i videogames, passano le serie TV, che adesso si stanno sviluppando tantissimo in quella direzione. E quindi di conseguenza c'è un ritorno marginale anche sui lettori, però sicuramente su quella che tecnicamente si dice fandom, cioè sulla base di appassionati, quella si allarga a dismisura e lo vediamo agli eventi tipo il Comic Con di San Diego. Allora sempre con la nostra Barbara Gasperini andiamo a vedere di che mondo di appassionati stiamo parlando e che ritratto ne emerge. No, ci sono dei problemi. Allora, torniamo in studio e cerchiamo di capire anche... È pronto il servizio, mi fanno cenno, quindi vediamo. Una giornata così. C'è qualche personaggio dei fumetti o dei supereroi o del cinema che le piace particolarmente? Sì, Spider-Man penso che è il migliore. L'Uomo Ragno. Capitan America, questi qui. Da piccolo mi piaceva molto l'Incredibile Hulk. Iron Man. E io L'Uomo Ragno, perché è un buono. Ma sicuramente il classico Superman. Superman? Superman. Perché per quale motivo? Beh, perché comunque sia il top del supereroe, ha tutto quello che si può volere. Mai vestito da Superman? A carnevale, sì. Una festa a tema, beh, diciamo, Tex. Topolino, diciamo, forse è il mio preferito. Perché Topolino? Beh, perché è intelligente, è perspicace, aggiusta sempre tutte le situazioni. Topolino era troppo perfettino, troppo sempre quello preciso, quello che sapeva tutto. Invece ero più portato verso Paperino, che forse era un po' più sfigato, però forse era più umano, ecco. Ah, Popeye, ce l'ho anche in cima al letto alla casa in campagna. Che cosa ne pensa di questi ragazzi oggi che si vestono dai loro personaggi supereroi preferiti? Beh, cercano di ingannarsi loro stessi. I giovani mi sembra che si identificano in tutti i personaggi che sono molto al di fuori della realtà. C'è un Uomo Ragno di oggi, vero? Secondo lei? Ma in realtà forse ci vorrebbe. Angela Merkel può essere la Wonder Woman di oggi. Addirittura? Un po' bruttina magari, però sì. Maura Manca, psicoterapeuta, fino a che punto questo fanatismo, poi lo andremo anche a conoscere meglio, è normale? Dove nascono forse le deviazioni? Allora, assolutamente sì. Quindi il fanatismo comunque di per sé denota già una sorta di esagerazione, quindi è un sentimento abbastanza rigido, esagerato. Il discorso è più quello del fan che idolatra anche qualcuno, però c'è una stima, c'è una ammirazione. Il problema diventa quando questa ammirazione diventa quasi un'ossessione e quindi invece di imitare il personaggio, riconoscermi nel personaggio, quindi lo scelgo per le caratteristiche reali, come abbiamo visto appunto nel filmato, quindi dove io mi riconosco, o per le caratteristiche ideali, quindi quello che io non posso avere. Quando c'è un problema, diciamo, più importante da un punto di vista anche clinico, c'è una sorta di identificazione, quindi io non imito più il personaggio, ma io vivo come quel personaggio, io mi comporto come quel personaggio. Prima di andare avanti nell'analisi, forse conviene fare un giro da questo lato dello studio, dove li avete visti, li abbiamo anticipati, si cosplayer. Chiamano cosplayers. Ecco, io partirei da Leon Kiron, 50.000 fan su Facebook, giusto? Quindi un seguito piuttosto importante. Fortunatamente sì. Spiegaci come nasce questo processo di immedesimazione.
Cosa ti spinge? Quando è cominciato innanzitutto? Sì, è stato un bellissimo giorno di esperimento di 5 anni fa. Venivo dal campo della moda e volevo semplicemente provare ad essere un personaggio di un mio videogames preferito. Che è? Un celebre videogames giapponese. Ed in realtà ho voluto fare questo esperimento fino a che un mio amico un giorno mi ha detto: perché non provi il cosplay? E da lì ho cominciato ad informarmi. Cosplay starebbe per? Per costume play. Quindi gioco in costume. Sì, ma secondo me più che giocare è interpretare, non è solamente un'immedesimazione, è quindi un'arte. Quindi ti senti un po' un attore anche. In realtà non siamo attori, in realtà siamo semplicemente artisti. Ma in che contesto si esprime questa interpretazione? Nel contesto nella vita di tutti i giorni, immagino. Assolutamente no, quelli sono vari casi, insomma. È appunto un'arte che consente di interpretare personaggi che si sentono nel cuore, personaggi che si sentono addosso in qualche modo. Come Lina Alamidi, immagino. Sì. Vuole aggiungere qualcosa? Lei quando ha cominciato ad interpretare persona, e come nasce questa passione? Sì, ho cominciato 3 anni fa, sono uscita con un'amica che siamo architetti, però mi ha detto facciamo un giro in quel mondo che noi siamo appassionati proprio di film, di cinema, ma anche di fumetti che leggiamo tantissimo. Siamo andati lì, io all'inizio ho cominciato proprio come fotografa, andavo lì a fare le foto, poi piano piano a fare selfie, piano piano sono entrata proprio all'interno del personaggio, che la gente comincia a dirmi: ah, ma puoi fare queste perché tu le assomigli, ah, ma puoi fare un gruppo con noi. I costumi, cioè, come funzionano? Il pigmento non è dovuto al traffico della Flaminia per arrivare qui, nemmeno all'incredibile Hulk. Esatto. Ma come i vestiti, come li fabbricate voi, li comprate, sono costosi? Come funziona tecnicamente questo mondo? Vabbè, il mio so parti comprate, però sono vestiti normali che vengono adattati. Comprati, sì, nei negozi normali. Mi sembrano molto complessi invece. Sì, in realtà non è completamente fatto da me, ho solamente poi lavorato tanto su una base da modificare, perché molto spesso ciò che si vuole fare da zero è preferibile comprare qualcosa di già fatto e poi modificare. Però questo è uno dei pochi casi, perché io normalmente tutte le armi, accessori ed armature sono fatte al 100% dalle mie mani. E ripeto, non è solamente un'immedesimazione, è una forma d'arte vera e propria, è un'interpretazione proprio. Posso chiedere quanta parte delle vostre giornate passate vestiti, diciamo, in abiti civili e quante invece la passate così? E sono questi gli abiti civili. Certo. La spesa serenamente così la fate. No. Ci sono anche degli effetti collaterali che ci racconta la nostra Barbara Gasperini, sempre lei, e poi torniamo in studio per parlarne. Denver, Colorado. Nel 2012 un giovane 25enne, travestito da uno dei personaggi cattivi della popolare saga Batman, entra nel cinema Aurora durante la proiezione dell'omonimo film e spara furiosamente, uccidendo 12 persone e ferendone 58, tra adulti e bambini presenti. Prima di darsi alla fuga, la folla credeva che gli spari fossero parte della pellicola, invece erano realtà, o meglio l'incubo scatenato dalla mente ossessiva di James Holmes. Maggio 2015, il 21enne di Oxford fa a pezzi la famiglia, mamma, compagno e sorellina di 6 anni, per poi uccidersi. Di lui, o meglio della sua personalità oscura, tracce su Facebook, dove una foto lo ritrae con gli artigli indistruttibili di Wolverine, l'invulnerabile tra gli X-Men. Un filippino si sottopone nel 2011 a ben 23 operazioni di chirurgia plastica per incarnare il suo supereroe preferito, Superman. Mentre un bodybuilder brasiliano di 25 anni non è da meno e nella patria del silicone decide di farsi iniettare un cocktail di olio, alcol e antidolorifici per assomigliare al suo mito, l'incredibile Hulk. Ma ci sono anche uomini mascherati che difendono le città. In America esiste un movimento, quello dei supereroi del mondo reale, che pattugliano le strade armati di spray al peperoncino, sfolla gente e telefoni cellulari. I moderni eroi della Black Monday Society presidiano le notti di Salt Lake City, in uno scenario da film vero e proprio. Sebbene in Italia ancora non siamo arrivati a tanto, non manchiamo certo di originalità. L'ex deputato FLI, Livio Marrocco, è stato accusato di aver inserito nel rimborso spese all'Assemblea regionale siciliana anche il suo abbonamento a Diabolik, per un importo di 179 euro. Lui smentisce, ma fino a prova contraria possiamo considerarlo un effetto collaterale da supereroe. Ovviamente quelli che abbiamo visto sono dei casi limite sicuramente, ma io chiederei a Maura Manca, la dottoressa
di spiegarci qual è il momento in cui si varca il confine, qual è il momento in cui la passione per i fumetti, l'identificazione, il tentativo di emulazione diventa preoccupante. Questo è il problema appunto che stavamo accennando prima. Loro con l'imitazione a un certo momento, come diceva bene lei, escono dal personaggio e rientrano nella vita reale. A un certo momento ovviamente ci sono delle serie, ci sono anche delle fragilità di base, ovvio, già nella psiche di queste persone, non si riesce più a uscire da quel personaggio. Quindi io rimango incastrato, tra virgolette, nel mondo della fantasia e cerco di rincorrere anche in termini ideali quello che è il mio personaggio e quindi modifico anche, come abbiamo visto nel servizio, il mio corpo pur di raggiungere quello che è, per esempio, in questo specifico caso Hulk, quindi il mio ideale. Oppure nei casi più gravi io ripropongo addirittura quelle che sono anche nella vita reale, lo ripropongo e scarico la mia rabbia, la mia frustrazione, perché io in quel momento ho quei superpoteri, quindi... Prima di tornare da Malara, andiamo a sentire se Lina e Leon si sentono dei casi limite o comunque se ne hanno conosciuti nel loro... Prima le signorine. Il caso limite in che senso? Questo senso qua, possiamo... borderline, cioè limite di situazione diventa quasi un percorso... Sì, io vedo tanta gente ritorno. Che va oltre, però io riesco a fermarmi. Cioè nel momento in cui non posso andare ad una fiera, mi fermo. Esatto. Cioè non è che faccio chissà che cosa. Leon? Sì, secondo me la chiave di tutto quanto, partendo soprattutto da me, si basa sempre su un concetto di egocentrismo quando si parla di cosplay. Però c'è sempre una differenza fra egocentrismo, come dire, sano ed egocentrismo in modo prepotente, perché c'è una sottile differenza fra egocentrismo e prepotenza, tra il porsi al centro delle attenzioni e l'essere posto al centro dell'attenzione. Ecco, Malara, che evoluzione c'è stata dai primi appassionati, quelli di Guerre Stellari, mi vengono in mente, a quelli dei manga giapponesi, dei videogiochi, dei fumetti? Ma diciamo appunto che l'industria culturale che c'è dietro la produzione dei fumetti è in continua evoluzione, quindi l'evoluzione dei fan e l'evoluzione dei personaggi stessi. Sono cambiati chiaramente i mezzi e le opportunità per raccontarsi. Oggi il cosplay, oltre ad essere un fenomeno sociale, è anche un fenomeno social. Passa attraverso i canali di comunicazione, appunto Leon ha 50.000 fan che magari negli anni 70 non sarebbero mai riusciti a raggiungerlo. Siamo in chiusura, Tiberio, che effetto ti fa vedere il cosplay? Molto bello, io invece ho una domanda, ma voi che cosa leggevate da piccoli? Io leggo tuttora. Che cosa leggi? Il mio preferito in realtà è un fumettista moderno, Zero Calcare. Come no? Tu, Mia? Topolino, molto Topolino. Topolino. Avrà letto Topolino una volta. Topolino. Però io ero un po' sfigato. Io, Doctor Strange. Ecco. Grazie ai nostri ospiti. Siamo in chiusura, da cosa si saranno vestiti Antonia Varini e Umberto Broccoli? Da Antonia Varini e Umberto Broccoli. Quindi non è successo niente. Niente.